Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero i farisei e incominciarono a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, con un profondo sospiro, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. E lasciateli, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda». Parola del Signore. È molto semplice chiedere dei segni. Chi di voi ha pensato almeno una volta nella vita se il Signore facesse un segno straordinario, eclatante, sicché tutti, vedendo questo segno, sarebbero costretti a credere e si toglierebbe di mezzo l'incredulità? L'avete pensato? Almeno una volta l'avete pensato, è vero? È un peccato mortale questo, gravissimo. Forse l'abbiamo pure detto, e quindi il pensiero, le parole, poi tante volte ci siamo adoperati perché questo succedesse, è grave. Perché dico questo? Perché per chi vuole credere non ha bisogno di segni. E qualunque segno diventa insignificante per chi non vuole credere. Perché Dio alla fine ci lascia liberi. Il vero segno lo dobbiamo dare noi all'umanità. Il vero segno è la nostra risposta all'amore di Dio. E quindi dobbiamo veramente impegnarci a vivere la nostra vita di fede come una testimonianza vera, credibile, autentica. Gesù aveva fatto tanti segni, eppure non viene creduto. E non solo, quando stanno per lapidarlo, dice Gesù: «Vi ho fatto vedere tante opere buone. Per quale di questa mi volete lapidare?» Alla fine, se compiamo le opere buone che Dio ci dà da compiere, noi avremo persecuzioni. Abele cosa fece? Bene o male? Abele che cosa ha fatto? Ha fatto bene o male? Ha fatto bene. Abele? Sì. Avete poche idee e molto confuse. Ok. Avete ascoltato, e meno male che abbiamo invocato lo Spirito Santo perché comprendessimo bene. Abele ha fatto bene o male? Ha fatto benissimo. Ha offerto e Dio ha gradito quello che Abele gli aveva offerto, mentre non gradì ciò che gli diede Caino. E adesso li vogliamo guardare, questi due fratelli. Allora, chi è a favore di Abele? Siete tutti a favore di Abele, sì o no? Chi è a favore di Caino? Io sono a favore di Caino. Perché dice il Signore che non ce la dobbiamo prendere neanche con Caino. Noi non ce la dobbiamo prendere con nessuno. Se c'è una persona con la quale ce la dobbiamo prendere, siamo con noi stessi. Per le volte che non facciamo quello che Dio ci dice di fare. E allora iniziamo. Adamo si unì ad Eva, sua moglie, e quindi fa quello che Dio gli ha detto di fare: crescete, moltiplicatevi, popolate la terra. Adamo sta facendo quello che Dio gli disse? Sì. E Adamo lo fa. E nasce Caino. Eva mette Caino come segno di benedizione. Caino che significa lancia,
Caino che significa qualcosa di robusto, di forte, come segno di gratitudine a Dio. Bene. Nasce anche un secondo figlio. Eva, come ogni mamma che tira sempre per il primo figlio, anche mia mamma, santa, però il primo figlio era il primo figlio. Io il secondogenito, quindi... Anche perché poi chi è primo è sempre primo. Pensano di perdere la primogenitura e quindi cercano di coccolarli di più sti primogeniti. Alla fine sono sempre raughiose, però, dalle nostre parti, ecco, lamentosi, non so, sono quelli che creano sempre e così. Poi chi è figlio unico si prende i primi e il secondo, tutti, ecco. Alla fine, ecco, nasce il secondo figlio. Si chiamava come? Abele, che significa un ciuscione, niente, una cosa inconsistente, pure sta mamma che fa le disparità fra i figli. Però attenzione, cosa fa Caino? Che lavoro fa Caino? Coltiva la terra. Chi lo faceva prima questo lavoro? Il papà lo faceva. Ad Adamo Dio diede un comando. Qual era il comando che gli aveva dato? Di custodire e coltivare il giardino di Eden. Gliel'aveva dato come lavoro. Faceva il giardiniere. Adamo. Alla fine custodiva, faceva il giardiniere, lo doveva coltivare e la terra dava i suoi frutti. Il papà faceva il giardiniere, il figlio che cosa ha fatto? Il giardiniere. Il papà faceva il notaio, il figlio che cosa faceva? Il notaio. Il papà faceva il medico, il figlio che fa? E il figlio del figlio pure, la stessa cosa, si tramanda. Va tutto bene. E quindi Caino stava facendo quello che era giusto secondo le logiche umane. Ma quando offre il suo sacrificio a Dio, Dio non gradisce quello che sta facendo Caino. Caino sta facendo quello che è nella logica e nella prassi umana. Sta facendo quello non che gli ha detto Dio, ma quello che gli ha detto suo padre. Si sta comportando bene però, eh? Fino a lì si sta comportando bene. Abele invece che cosa fa? Cambia mestiere. Si fa l'allevamento degli animali. Offre a Dio gli agnellini e Dio li gradisce. Gradisce che lui fa non quello che gli dicono gli altri che deve fare, ma quello che lui sceglie di fare. Stiamo celebrando la messa per le vocazioni sacerdotali alla vita religiosa. Chissà quante volte tante mamme di famiglia e tanti papà hanno incoraggiato i figli a dire: no, ma per chi da fare parrino? Trovate una bella mogliere. No, ma per chi da fare monaca? Qualcuno ti ha fatto qualcosa, ti hanno molestato. Non sono tutte criminali mascoli. Ecco, tante volte, ecco, invece Dio ci chiede di fare quello che Lui ci ispira e Dio ci lascia agire. Sempre. Vi do un altro particolare che non vi sfugga. Alla fine vi faccio una domanda. Abele parlava con Dio o Dio parlava con Abele? Dio e Abele hanno mai parlato? Risulta che abbiano mai parlato? No. Con chi parlava Dio? Con Caino. Chi hai, Caino? Che ti è successo? Perché sei triste? No, perché ti comporti così. Perché sei triste? Se tu fai il bene, se tu fai ciò che è buono, se tu fai ciò che ti dico io che è bene, che ti faccio capire che è bene, il tuo volto sarà sorridente, sarà gioioso, sarai felice. Osservando quella che è la mia parola, tu sarai felice. Ma se tu non osservi la mia parola, vedi che davanti alla tua porta
E qui vi spiego un termine che si studia solo in esegesi. In esegesi significa che, per capire bene, accovacciato alla tua porta sta il, viene detto, il peccato, non rende il peccato, o brutto bestia, il rabbiso, che è il demone che è pronto, appena tu apri la porta lui entra dentro e ti distrugge tutte cose, ti devasta. Ma se tu sei attento, lascialo sempre fuori. La tentazione, lasciala fuori. Il vero combattimento non è contro tuo fratello, ma è contro quelle forze ostili, quel pensiero maligno, l'invidia, che io non guardo quello che c'ho, ma guardo quello che c'hanno gli altri. Che bello giaccone che c'ave. Che bel bastone che c'ha. Lo vuoi il bastone? Attenzione, che noi tante volte guardiamo sempre quello che hanno gli altri, quello che fanno gli altri, e noi pensiamo che a noi manca quello che hanno gli altri, vorremmo quello che hanno gli altri. E non ci accorgiamo che Dio ci ha benedetti molto di più. Poco fa i vostri fratelli vi hanno detto: Dio ti ha benedetto, Dio ti sta benedicendo, più di me. Te l'hanno detto, ma tu non ci hai creduto. Per questo tu stai pensando ad altro. E dietro la tua porta c'è la tentazione. E quando tu non resisti, e Dio gliel'ha detto prima a Caino questo, stai attento che succedono guai. Se tu lasci entrare il demonio dentro di te, succedono guai. Il Signore gradisce il sacrificio di Abele. Non sto qui a dirvi perché ha gradito il sacrificio di Abele e non quello di Caino. Quando eravamo piccoli al catechismo ci hanno detto che Caino ci dese cacciofole brutte, specate, mentre Abele gli aveva dato gli agnellini, quelli teneri teneri, e Dio li aveva graditi. Ve lo ricordate che vi hanno detto questo? Non è così. Perché non è così? Perché quando Abele offrì il sacrificio, non ve lo dovevo dire ma ve lo sto dicendo, perché quando Abele offrì il sacrificio cruento del sangue, in quel sacrificio è pensato già il sacrificio di Cristo, che ingloba, raccoglie tutti i sacrifici, dal sacrificio del giusto Abele, che diremo nella preghiera eucaristica prima, lo ricorderemo, Abele è il primo dei morti assassinati, il primo dei morti. Il sacrificio del giusto Abele viene accettato perché Dio gradisce il profumo, perché Dio già sa quale sarà il sacrificio che compendierà tutti i veri sacrifici. Il sacrificio del sangue, che richiama il sangue di Gesù. Dice, ma ancora non era stata operata la salvezza, ma Dio già sa tutto. E Abele entra nella dinamica della salvezza. Alla fine Abele è in paradiso o è all'inferno? In paradiso. Alla fine Abele, il giusto, va con il Signore, sta con il Signore sempre. Ma ha ricevuto il battesimo Abele? No. Eppure viene redento pure lui, perché è giusto. Chiaro, no? Ok, chiudiamo questa parentesi. E quindi Dio non parla con Abele, ma parlava con Caino. E cosa fa Caino? Caino, ci viene detta dalla traduzione, ma non è giusta, non è corretta, non la comprendiamo bene. Andiamo alla campagna. Nisciamo fuori. Uscire fuori, andare fuori, non significa che gli disse, non si parlava. Anticamente non c'era la parola. Tra gli uomini non esisteva la parola, la comunicazione. Avveniva in maniera diversa. Non so se mi state seguendo. E quindi non fu un disse andiamo alla campagna, ma lo spinse alla campagna. Vieni qua un attimo, Agata. Vi faccio l'esempio. Agata,
senza che io ti parlo ora. Lo spinse e lo portò dove lui voleva. Chiaro? Non gli disse andiamo alla campagna. Io non gli ho detto siediti. Questo succede tante volte anche tra di noi. Esistono delle cosiddette comunicazioni non verbali, delle violenze, che io ti faccio fare quello che voglio senza che tu ascolti, senza che parlo. Senza parlare, eh? Ecco, senza parlare. Non ci disse pigliolo, dammi qua, no. E quindi capite, no? Ecco, attenzione. Quindi lo spinge, lo porta proprio all'angolo e lì alza la mano e uccide, colpisce il fratello. Lo colpì e lo uccise. Alla fine tu puoi ammazzare una persona? Noi non sappiamo se veramente lo ammazzò o non lo ammazzò. Ma sicuramente lo uccise moralmente. Quante persone vengono uccise moralmente? Ah, prendi un pugno di farina e tirala in aria. Poi valla a raccogliere. Una calunnia. Non c'è bisogno neanche di dire una parola. Agata, com'è la madre badessa? Mi fa un sorriso e mi fa così, non c'è bisogno di dirmi niente. Faccio un esempio. Madre badessa, com'è Kidda? Ecco, non c'è bisogno neanche di dire. L'hai uccisa. L'hai uccisa. Senza dire niente. Manco devi parlare. Chiaro, no? Ecco che Dio ci fa comprendere come tante volte noi possiamo veramente uccidere il fratello, uccidere la sorella, anche senza parlare. Dio ci parla, ci domanda, cosa posso fare per te? Perché sei triste? Dio si prende cura di noi, Dio si è preso cura di Caino. Siamo noi che invece tante volte ammazziamo gli altri. E dopo aver fatto il patatrac, quando il Signore ci dice, dov'è Abele tuo fratello? Caino, mio figlio, io con te parlo, io parlo con te, dov'è Caino tuo fratello, dov'è? Cosa risponde Caino? No, non lo so. Sono forse io il guardiano, il custode di mio fratello, se la vede lui. Forse l'avrà spinto e l'avrà buttata in un dirupo. Alzò la mano, può essere che gli fece pure così. Quello arrivò. Può darsi che neanche lo colpì. Noi non lo sappiamo se l'ha colpito o non l'ha colpito, se l'ha accoppato. A noi ci hanno detto sempre che ha preso una pietra e gli ha fracassato la testa. Tu c'eri? Io sì. Tu eri figliuletta ancora, ne sapevi ste cose. C'eravamo tutti, nel pensiero di Dio c'eravamo tutti. Alla fine, ecco, noi non sappiamo come sono andate quelle vicende, ma sappiamo gli effetti. E quella domanda che Dio fa a Caino e la risposta che Caino dà al Signore è sempre un interrogativo. Ma perché sono io il guardiano di mio fratello? Ci devo pensare io a mio fratello? Non è raccomandato tuo? Non è quello che tu prediligi? Non è quello più santo, più bello, più devoto? Pensaci tu, perché non ci pensavi prima tu? Che hai fatto, Caino? Attenzione, in quella domanda che Caino fa al contrario verso Dio, sono forse io il custode di mio fratello, sta la risposta, sì, noi siamo i custodi, i guardiani dei nostri fratelli. Noi siamo responsabili dei nostri fratelli. Io sono responsabile tuo, sono responsabile tuo, sono responsabile tuo. Come ti chiamo? Manco saccio, ma io sono responsabile tuo. Noi siamo responsabili delle persone che incontriamo, di tutti. Siamo responsabili.
Dobbiamo aiutare quelle persone che il Signore permette, con le quali noi ci incontriamo, ci relazioniamo, ci interfacciamo, con tutti, non con quelli che ci piacciono, o quelli che ci fanno simpatia, o il club. Noi siamo responsabili di tutti. Noi abbiamo una grande responsabilità, fratelli carissimi, che è quella di custodire, di attenzionare, di beneficare le persone che il Signore ci manda, ci mette accanto. È troppo grande il mio peccato. Il Signore gli dice: tu hai ucciso tuo fratello, il sangue di tuo fratello grida, quella è una vendetta che grida al cospetto mio, grida dalla terra. Tu hai voluto nascondere tutto, probabilmente l'avrà anche seppellito, dice, manco Signore ci pensa che io. No, il Signore si ricorda anche del male che tu hai ricevuto quando eri piccolino. Ora si parla del bullismo, delle cose. Signore si ricorda di quello che ti hanno fatto a te, non ti preoccupare. E non è marcio che pago sabato, paga quando dice lui. A tempo opportuno il Signore sa quello che deve, a ciascuno il proprio. Se hai fatto bene, ti ripagherà per il bene che tu hai ricevuto. Se hai fatto male, quel male ti ritornerà da un'altra parte. Allora che cosa devi fare? Devi cambiare tu. E se casomai hai fatto male, scegliere in cuor tuo che quel male deve uscire, devi metterlo alla porta, devi cacciarlo, questo demonio del male che altrimenti ti distrugge. Tu puoi scappare. Caino andò ramingo, fuggiasco. Tu puoi scappare da una situazione. Non vi è capitato mai di avere delle amicizie che si sono rivelati dei fallimenti? A me sì, non so a voi, ma purtroppo. E poi succede che hai altre amicizie, basta, quelle veramente sono insopportabili, e ne arrivano altri peggiori. Ma ormai sapevo, era meglio, ma ne tenevamo buone. E tu li cambi. Cucancia vecchia canova, sape chi tu collasse, non sape chi tu cacciova. E qui avanti andiamo, dice, pescatore, e più rossi pigliamo, perché erano i pesci ancora più grandi. È meglio per essere quelli che abbiamo. Allora non dobbiamo cambiare gli altri, non dobbiamo escludere gli altri, dobbiamo escludere il male dalla nostra vita e cambiare noi nel modo di relazionarci, essere amabili. Alla fine che ti possono dire? Che sei bravo, che sei buono, che sei gentile. Che ti possono dire? Non gli piaci perché? No, non gli piace perché sei troppo buono. Tu sei troppo buono. No, no, già. No, io non posso stare con te. Tu sei troppo buono. Va bene. Usce cosa scica. Cuscecco e va bene. Lascia aperta la porta del cuore sempre. Chi vuole venire è il benvenuto, chi se ne vuole andare è il benandato. Alla fine. Ma non li devi spingere fuori tu, se no li accoppi, li ammazzi. Ne devono andare da sole? No. Che devono fare? Tu altrimenti li stai cacciando tu con gli sguardi, già. No, non devi fare niente, non devi fare niente, devi lavorare su te stessa. Cavecchia via 100 anni. Non ne hai 80, ne hai superati gli 80, non te li nascondere più ormai. Basta. Allora, concludiamo. Cosa ci vuole dire il Signore? Dobbiamo essere buoni. Non è cosa tua, quindi stai zitta. Ok. Allora, cosa ci vuole dire il Signore allora? Che noi dobbiamo prenderci cura dei nostri fratelli. Che noi dobbiamo dare questo segno. L'umanità non ha bisogno di altri segni se non del segno dell'amore che ci contraddistingue. L'amore di Cristo che ci contrassegna, ci contraddistingue dagli altri. L'affetto.
gareggiate nell'amore vicendevole. Da questo riconosceranno che siete miei, se avrete amore gli uni verso gli altri. E allora quelle parole del Salmo che abbiamo ripetuto, l'amore verso il fratello e il sacrificio gradito a Dio, non il digiuno, perché altrimenti stai facendo la dieta, non le parole, le filastrocche, le giaculatorie, oppure i rosari, oppure tu non li fai, è inutile che dici che li fai, 3 al giorno, quando mai? Ti controllo io, ormai ti ho mandato quella badante, te l'ho mandata io, ti ricordi? E quindi è lo stesso, ma io te l'ho mandata perché... Ma io te l'ho mandata perché ti controllasse, e io so quanto preghi e quanto non preghi, anzi so che non preghi, punto. Allora, noi siamo veramente i custodi amabili di Cristo Gesù, dell'amore di Cristo, che devono amare i fratelli, e nell'amore noi facciamo il sacrificio gradito a Dio. Che non è il sacrificio né delle cose della terra né degli animali, ma il sacrificio del nostro amore. È quello l'unico che Dio gradisce. Allora ci dia il Signore questa grazia, non tanto di metterci a parlare. Alla fine chi parla con Dio? Tutti vorremmo essere mistici, santi, avere le locuzioni interiori, le apparizioni della Madonna. Guardate come gli è finita a Caino, che parlava con il Signore direttamente, manco con la Madonna, manco con l'animo del purgatorio. No, parlava con il Signore. Guardate come gli è finita. Io preferisco non avere queste locuzioni. Poi se il Signore mi vuole parlare, grazie Gesù, dimmi quello che devo fare e io lo posso semplicemente fare. Stiamo attenti. Alla fine è l'azione, è la nostra vita, è l'amore tra i fratelli che contraddistingue il nostro essere cristiani davvero, pienamente. Allora con questi sentimenti continuiamo la celebrazione chiedendo al Signore di benedirci, chiedendo al Signore di fare meraviglie nella nostra vita, chiedendo al Signore la grazia anche di uscire da quei circoli, non dico viziosi o virtuosi, che sono quelli del fare sempre quello che si è sempre fatto. Tu non devi fare quello che si è sempre fatto. Nella tua vita tu non devi fare quello che si è sempre fatto. Devi fare quello che Dio ti dice. Anche nella vocazione cristiana, tu devi fare quello che il Signore ti sta dicendo. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo in piedi. C'è la preghiera dei fedeli adesso. Fratelli, il Signore ci concede quanto di più chiediamo. Se ci rivolgiamo a Lui, nel nome di Gesù, preghiamo insieme dicendo: il tuo amore, Signore, è da sempre. Il tuo amore, Signore, è da sempre. Perché gli uomini che nell'odio e nella violenza